Buongiorno, un'altra puntata di Pasticceria al Volo Tips and Tricks. Dato che siamo sotto San Valentino, oggi dedichiamo una puntata ovviamente a qualcosa di molto cuoricioso per chi ha da condividere con qualcuno oppure chi ha voglia di farsi una torta per sé e va assolutamente benissimo. Quindi parliamo di effetto velluto, in questo caso effetto velluto su una torta. Quali sono le cose importanti da sapere? Innanzitutto potete dotarvi di queste bombolette che sono già pronte, che si chiamano Velvet Spray, soprattutto se non ne fate una grossa produzione, una grossa quantità. Altrimenti potete decidere di fare a casa o comunque in pasticceria, se avete il compressore, una miscela con burro di cacao da solo, se lo volete molto molto intenso, o se lo preferite più buono da mangiare, e ve lo consiglio, burro di cacao e cioccolato, metà e metà. Quindi potete scegliere voi il colore, potete scegliere voi anche il cioccolato. In questo caso ovviamente noi andiamo sul rosso, perché cuori San Valentino, rosso. Il dolce deve essere da congelatore, deve essere bello bello freddo, perché se è freddo, più freddo è, meglio viene l'effetto velluto. Diverso è se andiamo a spruzzare su un soggetto in cioccolato, che quindi abbiamo poi bisogno di conservarlo a temperatura ambiente. In quel caso non vanno usate queste bombolette, ma bisogna fare la miscela di sciablonage, quindi in quel caso lì vi consiglio, che ne so, latte bianco fondente, metà cioccolato, metà burro di cacao non colorato, e andiamo a sciablonare sul soggetto che è sempre abbastanza freddo, non abbattuto perché andiamo a rovinarlo, ma con la miscela temperata, perché se non è temperata, una volta che cristallizza e voi toccate il soggetto, vi sporcate le dita e la sciablonatura va via dal soggetto. Quindi torta, ovviamente a cuori, perché è giusto che sia così. Ok, andiamo a spruzzare. Mi raccomando, non bisogna spruzzare eccessivamente, altrimenti rimettendola in congelatore la sciablonatura in superficie crepa. Perché? Perché noi siamo andati a mettere troppo burro di cacao in superficie e la contrazione fa sì che il cioccolato vada a rompersi, in questo caso il burro di cacao. Ok, andiamo a dargli anche una sfumatura rosa. Perfetto e buon San Valentino a tutti, o anche no.